ricominciare questo video, che è uno scherzo, perché adesso noi tra un po' ci addormentiamo, domani ci svegliamo e vediamo scritto squadre qualificate al mondiale Italia, playoff Svizzera. Perché in Svizzera si può praticare l'alpinismo, in Italia siamo 80 milioni, l'Irlanda del Nord vanta 1,5 milioni di abitanti, che non è pari alla metà della popolazione che sta nella provincia di Napoli, e quindi noi siamo laggiù al mondiale, perché noi il calcio lo mangiamo, lo respiriamo, lo viviamo, lo desideriamo, lo aspettiamo, e non possiamo dire che per due edizioni di fila l'Italia non può essere presente al mondiale, quindi la sua ultima partecipazione dal 2014 potrebbe ripresentarsi nel 2026. Dai, non è una cosa vera, è tutto un sogno, ma il sogno che continua con i vostri mi piace, 3000 mi piace per rivedere le pagelle, ragazzi, tra 5 giorni c'è Lazio-Juve, 4 giorni, quello che è, poi Chelsea-Juve, Juve-Atalanta. A proposito di infortunati, prima di cominciare con il video, gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto oggi Bernardeschi hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra. Tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli. Tra lui e Calabria non hanno toccato il campo da calcio, si sono fatti male entrambi. Io vorrei sapere che cosa ci succede, perché Pellegrini, che stava benissimo con la Roma fino a fare una partita col Venezia, arriva alla nazionale, si spegne, poi magari recupera, Immobile recupero Lampo con la Juve, ma non c'è stato sti due giorni. Hanno preso una vacanza, volevano fare una vacanza, l'hanno fatta, non ditemi che è successo davvero tutto questo. OneFootball, primo link in descrizione, scarica anche tu la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, disponibile gratuitamente per iOS e Android, perché le notizie sulla tua squadra del cuore, sugli infortunati, le squalifiche, gli infortunati, i positivi al Covid, le hai sotto portata di mano, di cellulare, dove ti viene detto tutto, anche se Bernardeschi sarà fuori un mese, due, tre, quattro o magari roba di poco tempo. Highlights della Serie A in esclusiva per questa applicazione e anche esclusive di campionati esteri. Facciamolo, facciamolo, fallo Ale, fallo, fallo, li hai fatti tutti, oggi racconterai i voti di Irlanda del Nord Italia, perché alla Rai ha dovuto ricordare che mancava Chiellini. Ragazzi, Chiellini tra un po' smetterà di giocare a calcio, e alla Rai dicono, ma ragazzi dobbiamo tenere conto dell'assenza di Giorgio Chiellini, ma se tra 10 anni non avremo nessun difensore all'altezza della coppia di Bonucci e Chiellini, la colpa... Se ieri non abbiamo fatto un gol, non troviamo scuse! L'Italia ha 80 milioni di abitanti, l'Irlanda del Nord per trovare 11 calciatori con delle riserve deve raspare. Non è una squadra di club che vanta 22 giocatori, l'Italia è una risorsa continua di gente che dovrebbe avere stimoli, che si possono rinnovare. Non si può dire che manca Chiellini, che allora abbiamo avuto assenze. Dobbiamo sopperire tutto questo. Pagelle, perché oggi ho visto scritto di tutto nel web, di tutto. Pure di Ventura. Ha fatto la figura migliore. Donnarumma. Vabbè, figlio, vuoi andare veloce? E allora, Donnarumma non prende gol, poteva prenderlo, all'ultimo se lo sarebbe meritato. Donnarumma, portiere che tutto sommato in queste due partite prende un gol. E si può dire che in realtà tutta la fase difensiva, a parte non essere stata partecipa alla fase offensiva, dove in realtà le colpe sono di altri giocatori, a Donnarumma va 5,5 perché c'è una parata fondamentale sullo 0-0. Poi... all'ultimo minuto prende, dice, ma sai che c'è, Pellegrini alla Roma è mago, alla nazionale si fa male, quello sta bene, alla nazionale si fa male, allora me ne vado pure io al PSG. Ah no, aspetta, manca ancora 5 minuti, se ne voleva andare via in tempo anticipato, 5,5 gli diamo a Gigio Donnarumma, che ovviamente sulla parata c'è da ricordare un buco di Di Lorenzo, che riesce a essere uno dei migliori in campo. Perché che cosa ha fatto Di Lorenzo di canto suo? Sì, un'azione dove si trova davanti al portiere sul lato di destra, dove non ha finalizzazione di Kyle Walker, di Cancelo, di forse anche un Pavard, no? Quindi Di Lorenzo resta quello che è, un giocatore che t'ha vinto l'europeo, ma ti fa capire che quell'europeo l'hai vinto perché i singoli si sono uniti nel collettivo, non c'è stata un'individualità che ci ha permesso di poterlo vincere. C'è stato Chiesa che ha dato a grandi sprazzi, Spinazzola a grandi sprazzi, grandi individualità no, sempre è stato il collettivo, sempre stati grandi ragazzi che si sono messi a disposizione. E Di Lorenzo, quando poi sbaglia quel tiro e pecca la palla del portiere, cosa gli vuoi dire? Poi, nel caso della situazione difensiva, la diagonale si scappa l'uomo alle spalle. Ho capito, ma vai a vedere l'azione poi, che c'era un giocatore in mezzo per accompagnare la marcatura, visto che Acerbi è nella terra di nessuno, ha dovuto scalare, c'aveva l'uomo dietro, in difesa le marcature poi sono così se perdi l'uomo e se ti fai fregare. E lì il Nord con cose molto semplici era arrivato quasi al gol, senza problemi.
Però, tutto sommato, se vado a dare un'insufficienza a lui, quanto vado a dare agli altri? Io gli metto un 6 a Di Lorenzo. Come vado a mettere un 6 più a Bonucci e Acerbi? Che bene o male, sì, se alla fine Bonucci, vabbè, sul contropiede viene uccellato così, preso a cinquina in faccia perché gli passa la pala, insomma, gli capita a mezzo alle gambe, poi fa un salvataggio sulla linea, no? Su quell'occasione dove Donnarumma se n'era andato al pari un pochino in anticipo, copiando i suoi compagni, che però per i club ci sono, sono fortissimi, segnano in tutti i modi, poi non ci sono quando gioca la nazionale. Bonucci e Acerbi, che vuoi dire? Bonucci e Acerbi hanno provato a fare pure dei lanci da registi, visto che mancavano in mezzo al campo i registi, no? Hanno dovuto farli loro, i lanci da 50 metri di Bonni, che non ti preoccupare, non ti sbagli, vanno sui piedi, e Acerbi pure ci ha provato. Nelle chiusure, l'Irlanda del Nord, a livello di tiri statistico, non avrebbe fatto molto. E quando va l'Irlanda del Nord in contropiede, loro non possono andare addosso all'uomo, devono arretrare. Il pressing alto con giocatori così non si può fare. Giusto con Chiellini, ma già là vai con gli anni. Emerson Palmieri, l'Alessandro dell'Italia, perché ragazzi, con le Chiesa si potevino vedere, evidentemente si sono trasmessi degli incubi a guardarsi negli occhi in allenamento. L'avrà confuso con Alessandro Chiesa il signore Emerson Palmieri, perché non c'era un dialogo su quella fascia, non si sono mai passati il pallone. Una volta va al tiro, la palla lambisce il palo, però ha spinto di più Di Lorenzo su quel lato. Emerson, in una partita dove bisognava entrare anche con i quinti di difesa, se ce ne fossero stati, in porta, e l'ho visto sempre molto diligente, tra l'altro qualcosa arrivava anche dal suo lato, da parte dell'Irlanda del Nord. Quindi, che dire, il voto che vado a dare a lui è un 5,5, ma perché, sinceramente, se l'Italia finisce 0-0, dove sono le colpe? Dove sono le colpe? Indietro? No! Perché facciamo razionalità! Nostro centrocampo, ragazzi. Qui si parla di fatto che non vinciamo una partita da luglio. In realtà ne abbiamo vinta forse una con la Lituania. Ma sto ragazzo c'ha ragione. E con il Belgio per il terzo o quarto posto della Nations League. Te lo dico in quel posto, purtroppo. Duole dirlo, Duole dirlo. Grande partita contro il Belgio, grandi campioni contro. Centrocampista, quindi, Jorginho. Ragazzi, visto che si fanno i parallelismi con il passato, questo centrocampo mancava Verratti. Allora potremmo dire che anche avventure in quella partita con la Svezia mancava Verratti. E c'era in mezzo al campo Florenzi, c'era Candreva, c'era Gabbiadini seconda punta. Quindi era prevedibile che arrivasse il paragone, nonostante tutto quello che abbiamo fatto quest'estate, che andato in fumo, no? Thanos schiocca la dita, finisce il mondo, noi schiocchiamo la dita, finisce tutta l'estate. Jorginho, senza Verratti, le verticalizzazioni mancano. Però delle idee dal metronomo dell'europeo me le aspetterei, Da chi vuole e chi è inserito in una lista tra i migliori al mondo, che ha vinto tutto quest'anno, io mi aspetto che con l'Irlanda del Nord arrivino delle idee, le trame di passaggio. Un giocatore che richiami l'ordine, perché non c'era ieri una mente logica all'interno della nostra squadra. Si poteva quantomeno portare la vittoria. Jorginho 5, ragazzi, perché in fase di economia della gara lui non c'è, non si ricorda nulla. E lui lì dietro di solito te lo fa, ti gestisce i ritmi del gioco. Andiamo da Tonali prima, perché da Tonali c'è da fare un discorso. Io ho visto roba su Tonali pesantissima. Prima presenza in prima squadra. Sappiamo benissimo quanto a Mancini pesi il fatto di inserire gente nuova da quel gruppo proveniente da... Ci sei affezionato così tanto che bene o male deve buttare dentro sempre quelli lì. E quindi si trova male con Tonali, perché come lo usa? Lo leva perché ha ammonito, ma la ammonizione la prende perché Berardi tira un cross sui piedi dei difensori avversari anziché mettere una palla a rimorchio, deve andare a inseguire un pericoloso contropiede dell'Irlanda del Nord e si prende il giallo, e allora viene tolto al 45esimo. Ma cosa poteva fare Tonali? Tonali gioca in un centrocampo a due nel Milan, qua doveva giocare da interno di centrocampo, in fase di inserimenti offensivi non si è visto il signor Tonali. Gli vogliamo dare 5,5, ma cosa ci si aspettava che potesse fare questo ragazzo? Se poi lì davanti non c'era nemmeno una figura centrale. Ricordiamolo, prima di disputare, prima presenza in grande squadra in una partita del genere dove nessuno ha avuto la personalità, o almeno non molti. Barella, che voto gli diamo anche a Barella? 5,5? Provava a inserirsi, era l'unico giocatore che doveva fare qualcosa in mezzo al campo. Cioè una squadra che non ha punte, che non ha riferimenti, ma come poteva trovare il gol se non in quel modo lì, con delle trame dove si aspettava il passaggio sui piedi, si aspettava che arrivasse lì la palla da 50 metri e che i giocatori stoppassero bene i palloni. Barella, giocatore spremuto, e questo è il risultato, un Barella in calo, che poi
finisce durante la partita ad essere sostituito per trovare soluzioni migliori che poi non ci sono state, ragazzi. Barella, con queste piccole, ha fatto fatica. E lui si esprime di certo quando gli viene concesso spazio. Quando Barella deve essere l'arma a colpire una difesa rocciosa come quella di Irlanda del Nord, stazionaria, bene o male, ci sono i risultati. Che poi fanno anche perdere valore a quello che in realtà è stata l'Italia. Insigne, l'idea di farlo giocare falso 9. Dobbiamo fare gol! Differenza reti più 1, più 2. Tutti schifano Immobile. La maglia si è scolorita nel tempo. Il 17. La colpa era sua? No, io ho mai detto, penso. Cioè, sempre analizzato le partite volta dopo volta, ma sempre pensato che l'Italia non aveva facilità nel fare 1, 2, 3, 4, quei gol, no? In modo... Allora, cos'è? Anche se non gioca bene Belotti, non si mette Belotti. Dobbiamo fare gol, giochiamo senza punte. Siamo una squadra che trova in queste figure o ha mai avuto nel percorso facilità di gol senza punta e li fa con le punte. Siamo una squadra che aveva bisogno che tenesse un pochino botta, che desse fastidio, che stancasse quella difesa. Insigne ha provato a fare un lancio per Di Lorenzo, bello, sembrava fosse partita bene la sua partita, poi quello che doveva fare è sfruttarlo, lo ha mandato in fumo. Tanti tiri, tanti angoli battuti alla cazzo di cane, lui e quell'altro, perché ce n'è un altro che l'ha battuti veramente male, e poi quando quelle poche occasioni che capitavano ai suoi piedi, mai da dire, mai inventiamoci qualcosa, siamo il 10 della nazionale italiana di calcio, siamo il numero 10, Muggi ti dà una palla, devi aspettare che caschi, che controlli, no, cioè qui bisogna fare gol. E Insigne è un uomo leggero davanti alla porta, lui... Gli piace più sbagliare sulla sua fascia. Lo sappiamo, è questo. È questo adesso. Chiesa. Ragazzi, non pensate che qui ci si demette la maglia di questa squadra, di questa, e poi si vengono a fare le pagelle. Eh no, e non si fa così. Se abbiamo fatto 0 gol, la colpa va anche a chi stava lì davanti. Sbattersi assolutamente per conquistare dei palloni, ma poi fondamentalmente avere le palle gol sul sinistro, dove io quando la palla è data a Berardi mi ricordo uno Spezia Juve di un giocatore che quando vede la palla va dritto e poi spacca la porta in scivolata. Quella rabbia non l'ho vista, perché lì, se ci fate caso sull'azione, Berardi dà la palla e Chiesa fa una finta, da destro se la porta sul sinistro, quando in realtà sensazione Spezia Juve, la palla se la cerca e tira dritto e incrocia, lì potuto andare a tirarla e incrociare col sinistro. Scelte confuse mentalmente, dovute anche a una scarsa fiducia della squadra, che si è riversata anche su Chiesa, che ha sbagliato i tiri, che ha sbagliato anche delle soluzioni dove poteva alzare la testa, non tirare, ma d'altronde, se si parla di occasioni create, di possibilità, tutto parte da lui. Però il voto è 5,5, ragazzi, siamo parlando di uno 0-0. I gol vanno fatti. Chi gioca lì davanti, bene o male, poteva sempre fare qualcosa di più. Berardi, l'uomo che a Dani ha dovuto dare a fine partita un 6,5. Io vorrei sapere dove il 6,5, in questa punizione? No, dimmelo a Dani, se in questa punizione, magari battuta sul portiere, ci hai visto qualcosina di più. Dimmi dov'è che hai visto Berardi che diventa l'uomo che lì davanti mantiene la testa alta. Sì, per passare la palla a Chiesa. Poi, ragazzi, i calci d'angoli, chi li batteva? Non mi dite stronzate, ribatteva anche Berardi, non è mai arrivato un cross preciso dentro l'area, anche quando abbiamo messo dentro Belotti e Scamacca. Ragazzi, ma chi è entrato nel secondo tempo in questa squadra? Mi dite dei nomi. Chi è entrato? Cristante, ma tutto il secondo tempo ha fatto? Gli devo dare un voto? Locatelli, cosa ha fatto Locatelli? Belotti, al 66esimo, ci ha avuto mezz'ora, ha toccato un pallone. Scamacca, Berna. Ragazzi, rendiamoci conto che noi siamo stati una squadra che ha basato la sua forza su tanto impegno collettivo, su tanto amor proprio, su tanta dedizione e voglia di lottare su ogni pallone. Diciamo che siamo una nazionale che basa la sua forza su questo. Non siamo stati improvvisati, assolutamente no! E se lo pensate, allora possiamo dire che Barella va affolato, è un giocatore come gli altri. Abbiamo le nostre individualità. Ma laddove non riusciamo a creare, e Mancini non sprona i suoi ragazzi a ricordare che sono persone dove sicuramente nel confronto 1-1 affrontassimo un Portogallo ci può essere anche superiore all'Europeo, dove erano gli altri
erano gli altri a dirci che forse loro vincevano l'Europeo, che noi non avremmo fatto un cazzo, che ci saremmo spenti subito, zittiti sul campo con le parole. No, con lo spirito di vincere le partite. Mancini, non puoi dire che noi in questo momento saremo tranquillamente al mondiale. Non ce l'ho questa sicurezza. Manco laddove stasera ci fosse scritto che la Norvegia perde tutti i giocatori per infortunio, beccassimo la Norvegia in semifinale, in finale, la più modesta delle teste di serie. Non ce l'ho sta certezza. Ci siamo prosciugati, siamo gli scarti della pasta asciutta. Noi, quella buttata nei bidoni quando avanza dai ristoranti, che si butta nel secco. Questo siamo diventati, lo scheletro di quello che è stata quest'estate. Quindi ritrovare quella cosa lì al più presto, fai capire che questi giocatori qua devono giocarlo il mondiale, perché il mondiale e perché l'Italia non è mai arrivata. L'Italia è una nazione che deve conquistarsi sempre la propria forza sul campo. Se mancano le punte, se manca qualcosa, bisogna sempre dare tutti un pochino di più. Voglia di essere presenti in mezzo al campo. L'abbiamo fatto con la via della qualità, del palleggio. Trovare alternative. Il piano B, quello che si inventò Conte. Inventati qualcosa. Non ti basta il tuo gioco? Te l'hanno capito le trame? Non hai singoli? Cambiare modo di vedere la partita. Arrivare a mettere gente che crossi un pallone. Le basi, chi mi ricorda questi discorsi banali? Chi vi ricorda? Bella, partiamo De Sciglio a crossare i palloni. Perché si mettono due punte, Belotti e Scamacca, che sono alti quanto un grattacielo. Non ha preso una palla. Ma arriverei a dire questo. Magari si vinceva una sera se andava fuori. O ai playoff. Però almeno provarci. Bene.